Io ho avuto la fortuna di far parte nel DMR del gruppo Enzi che ha scritto lo standard. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000, 2003, 2004, 2005. E quindi con orgoglio che vi parlo di una cosa di cui sono stato, forse parla una parola un po' grossa, però sono uno di quelli che ci ha messo del suo. Oggi, nella presentazione, poi vi lascerò agli altri, quindi tutti potrete chiedere agli organizzatori del convegno, che ringrazio per avermi dato questa occasione. La presentazione è molto tecnica, perché oggi non vi parlerò dell'IMR dicendovi che è digitale, che è un 2D di DMA e tutte le cose che meglio sapete di me. Vorrei andare un pochettino di più nel profondo del DMR per trasferirvi quali sono le potenzialità del DMR, cosa si può fare davvero con DMR. Perché una cosa interessante e bella dei radioamatori, di cui faccio modestamente parte, è quella di poter sperimentare, di saper costruire, sapersi inventare le cose da fare nel mondo delle comunicazioni con quello che la tecnologia mette a disposizione. Quindi non semplicemente comprarsi la radio, accenderla e schiacciare il tasto PTT. Non è la parte bella dell'essere radioamatori. Questo me l'avete insegnato voi quando ho fatto così. Ci ho fatto un mestiere. Quindi sono grato ai radioamatori che mi presero quando avevo 14 anni, mi fecero vedere un po' di cose. Parliamo di DMR, quindi cerchiamo di capire bene che cos'è il DMR. Prima di tutto, come nasce il DMR? Il DMR nasce per essere indipendente ed è proprio scritto negli standard dalla frequenza su cui lo si sta utilizzando. Infatti, nasce per comunicazioni radio da 30 MHz a 1 GHz. Sono state poi definite delle bande commercialmente utilizzate nel mondo civile su cui era economicamente interessante poi andare a proporre questa tecnologia. E le bande le vedete qua, VHF basta, VHF e UHF, ma la tecnologia nasce per poter coprire comunicazioni con differenti prestazioni in quella banda lì. È stata definita una canalizzazione convenzionale a 12 kHz e mezzo con un motivo ben preciso. 12 kHz e mezzo era la canalizzazione che, stiamo parlando del 2004-2005, era il traguardo a cui si voleva arrivare entro 10 anni, passando da vecchie canalizzazioni a 20-25 kHz a qualcosa di un pochino più stretto per ottimizzare l'uso della banda. Quindi oggi siamo praticamente tutti a 12 kHz e mezzo nelle bande civili. Ma si stava già pensando, stiamo parlando all'inizio degli anni 2000, al passo successivo, ovvero quello che negli Stati Uniti già chiamavano 6,25 equivalente, da cui nasce il 2DMA, ovvero due conversazioni in 12 kHz e mezzo. Questo è il motivo per cui la tecnologia è nata così. Inoltre, si doveva scegliere una modulazione. Perché è stata scelta la modulazione 4FSK? È la più efficiente in quella banda? No, ma è quella che riesce a soddisfare le normative vigenti nelle bande civili, soprattutto quelle europee, che sono quelle più cattive. Quindi alla base di tutte le scelte tecniche che sono state fatte c'erano delle motivazioni normative e commerciali, e queste sono: si è poi scelta una durata di transito di 30 millisecondi perché, e poi lo vedremo quando andiamo a parlare del resto, era quella che dava il miglior compromesso nei ritardi delle comunicazioni voce. Poi lo vedremo. Queste sono le motivazioni per cui si è arrivati alle scelte tecnologiche del DMR. Funzionalità principali, molte di queste le usate chi usa le varie reti DMR amatoriali le usa abbastanza quotidianamente. Una grande quantità di funzionalità voce, su cui poi magari dobbiamo capire qualcosa, una certa serie di funzionalità dati, su cui si possono fare cose molto interessanti capendo nei limiti. Stiamo sempre parlando di sistemi a banda stretta, di cui voi siete espertissimi, anzi voi usate sistemi a banda più stretta.
spesso mi capita di dover spiegare a utilizzatori che stanno pensando a cose fantasmagoriche che questo è un sistema a banda stretta, quindi stiamo parlando di qualche kilobit al secondo, quindi non serve per navigare su internet questa roba. Poi è una cosa che avete già nella vostra conoscenza, non vi dico ulteriormente. Spesso mi trovo a dover spiegare che questi sistemi non fanno queste cose. Nonostante questo, nello standard è stata prevista ed è realizzata e utilizzabile la comunicazione utilizzando i protocolli IP versione 4 direttamente sugli apparati, quindi si possono mandare datagrammi IP da una parte all'altra. Interessante capire che esistono due modalità di utilizzo, una attraverso i ripetitori e una attraverso in comunicazione diretta tra apparati terminali, che sono molto diverse tra di loro. Due timeslot, abbiamo detto, conoscete benissimo come funziona la cosa, in pratica si affetta il tempo in due parti, ognuna delle quali dura 30 millisecondi. I primi 30 millisecondi vengono utilizzati da un gruppo di persone che stanno parlando, gli altri 30 millisecondi da un altro gruppo di persone, senza interferenze, tutti sincronizzati uni con gli altri. Vedremo, anche questo soprattutto nella modalità ripetitore, che comporta delle limitazioni che sono da capire per utilizzare bene il sistema. Come tutti i protocolli un po' evoluti, anche il protocollo DMR è diviso in livelli. Esiste un livello che ha a che fare con la radio vera, quindi la trasmissione e la ricezione dei segnali, la formazione degli impulsi che portano i bit dall'altra parte, che è il livello fisico. Esiste un livello che viene chiamato data link, che sta sopra il livello fisico, che serve a impacchettare i bit da trasmettere poi sulla radio, impacchettandoli appunto nei timeslot. Esiste un livello per il controllo della chiamata, perché quando parliamo di protocolli digitali la chiamata a voce è una cosettina un pochettino più complessa di come ce la ricordiamo con i sistemi analogici. Mentre nel sistema analogico bastava un tono suave giusto, che era poi alla fine il controllo della chiamata, schiacciare il BTT, che voleva dire inizio la chiamata, parlare, e dall'altra parte, se il decoder di tono subalto era configurato nel modo corretto, l'audio veniva riprodotto dall'altro parlante, basta, non dovevo dire che avevo finito la chiamata, non dovevo inventarvi altre cose. Ecco, nei sistemi digitali, tutta questa parte che era implicita e la faceva il cervello, la testa dell'utilizzatore, ecco, deve essere realizzata negli apparati. Perché nulla, se non è stato realizzato negli apparati, dà l'esito che noi vorremmo. Questa è la fondamentale differenza tra analogico e digitale. Questo è lo schematino che appunto ci fa vedere come sono impilati nello standard i vari livelli. Qua fondamentalmente moduliamo e demoduliamo, qui impacchettiamo i bit perché vengono modulati e demodulati nel modo giusto, qua controlliamo quando iniziano e finiscono le chiamate, la voce va direttamente, sono già bit, esiste un vocoder, una macchinetta che prende la nostra voce e la fa diventare bit. Anche su questo, e questo li avete già sperimentato con le vostre orecchie, ci sono delle differenze. Quando la nostra voce da analogica diventa digitale, viene trasmessa attraverso una sequenza di bit, dall'altra parte, anche nel caso in cui non ci siano errori sui bit trasmessi, c'è una macchinetta che fa l'inverso e dai bit ricrea la voce. Attenzione, non ricrea la voce di chi ha parlato, ricrea un segnale di cui quei bit danno un'interpretazione. Non sta ricreando la voce di chi ha parlato. Questo anche nel caso in cui tutti i bit arrivino giusti. La trasmissione di aria, di onde radio, introduce degli errori. È nella natura della trasmissione che alcuni bit arrivino dall'altra parte sbagliati.
alcuni bit vengono corretti da dei codici di correzione dell'errore, quindi tutto sommato non succede niente, altri no, quindi la riproduzione dell'audio che noi sentiamo dall'altra parte non sarà sicuramente fedelissima a quella di chi ha parlato. L'avrete sperimentato tutti, in IMR la voce che si ascolta dall'altra parte è un po' diversa, soprattutto se conosciamo bene la persona che sta parlando, da quella che ascolteremmo se ci parlassimo di persona.